Buongiorno a tutti, io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno, la striscia quotidiana che andrà in onda su BioBlu subito dopo il telegiornale, tutti i giorni per commentare assieme l'attualità e magari anche qualcosa di meno attuale che però può aiutarci a capire il presente. Per questa prima puntata io vorrei partire da una riflessione, un pensiero su Papa Francesco e su quello che da un po' di mesi, insomma, va dicendo riguardo alla guerra in Ucraina. Però prima di arrivare al tema principale, alle cose che ha detto proprio in queste ore, bisogna fare un piccolo ragionamento come premessa. Papa Francesco è stato molto amato dai giornali, dai media, è stato molto anche coccolato, cosa che non sempre è accaduta con i pontefici. Pensiamo ad esempio a Benedetto XVI, che è stato anche ferocemente criticato a partire dal famoso titolo del manifesto sul pastore tedesco e via di questo passo. Invece Papa Francesco è da subito apparso come un papa progressista, papa latinoamericano, un papa in qualche maniera vicino alle stanze della sinistra, anche se non è esattamente così. Diciamo che è piaciuto ai nostri giornali presentarcelo in questo modo. Papa Francesco però, come dire, è stato anche in qualche maniera travisato sin dall'inizio, o comunque sono state prese soltanto delle parti del suo pensiero, quelle che facevano appunto comodo al mainstream, e devo dire la verità, sono anche quelle che mi hanno sempre lasciato più perplesso, cioè quando lui, e io non ho esitato a criticarlo, quando lui tante volte ha parlato ad esempio della necessità dell'accoglienza, di ospitare i migranti, del fatto che chi non ospiti i migranti in qualche maniera disumano, io mi sono chiesto, ma non si rende conto il Papa che sta facendo un favore al mainstream, sta alimentando questo meccanismo mortifero dell'immigrazione di massa? E in effetti, come dire, il dubbio, no, che ci fosse un gioco per piacere un po' ai media mi è venuto, non lo nascondo, mi è venuto anche con una certa decisione, quando poi lo vedevo insistere, lo vedevo ribadire alcuni concetti, ad esempio sul riscaldamento globale, che sono sovrapponibili in qualche maniera a quelli di Greta. Poi però contemporaneamente questo Papa faceva anche altri discorsi completamente diversi, si scagliava ad esempio contro la cultura del neutro, prendeva posizione in maniera abbastanza decisa a difesa della vita. Faceva delle cose, insomma, che ci si aspetterebbero da pontefice, insomma, anche in maniera abbastanza dura qualche volta. E quando prendeva queste posizioni un po' lontane dal mainstream, i giornali, soprattutto italiani, lo consideravano un po' meno, cominciavano a mettere i suoi pezzi nelle pagine interne, oppure riportavano solo una parte del suo pensiero. Questo non per dire che è bello quando Papa Francesco dice una cosa che va nella direzione a me gradita e non va bene quando dice una cosa che va in una direzione che io non gradisco. È quello per dire, quello che vogliamo semplicemente dire è che va bene sempre il Papa, lui ha il diritto di dire quello che vuole, secondo me anche di pronunciarsi su questioni politiche. Io non ritengo che sia un'ingerenza, è un leader religioso se non si pronuncia lui anche su questioni politiche e su questioni, insomma, rilevanti, no? Per la nostra vita di tutti i giorni, beh, allora chi si dovrebbe pronunciare? No, il mio problema è appunto questo fraintendimento, questa sorta di perversione o manomissione delle parole del Papa che viene messa in atto a beneficio di un discorso generale che è sempre quello prevalente, dominante. Però, questa volta Papa Francesco è riuscito con decisione, devo dire, senza dubbi, senza questa attenzione un po' gesuitica, diciamo così, alle sfumature che l'ho sempre contraddistinto, è riuscito a prendere una posizione che va in totale contrasto con il mainstream. E questa mattina sui quotidiani comparivano le sue parole, in qualche caso un po' di nuovo tirate per la giacchetta, e però sono stati obbligati tutti i media a riportare quello che il Papa ha detto, perché è qualcosa di dirompente. Io ho visto il titolo di Repubblica, uno dei quotidiani più diffusi dopo il Corriere della Sera, il più diffuso in Italia dopo il Corriere della Sera, e Repubblica ha dedicato proprio il titolone centrale alle parole del Papa: il Papa, due punti, Putin, fermati. In realtà il Papa
non ha detto soltanto questo. Il Papa ha detto due cose, ha detto alla Russia di fermarsi, ma contemporaneamente ha detto all'Ucraina e a Zelensky di trattare. E questo è un discorso radicalmente differente rispetto a tutti quelli che abbiamo visto in questi anni. Non solo perché non tira acqua a un mulino dei due contendenti, ma perché riesce veramente a porsi in una prospettiva pacifista utile, no? Negli anni passati, tante volte i discorsi dei movimenti pacifisti venivano accusati di ingenuità, cioè si diceva chiedono la pace, vabbè, ma la pace non è che basta chiederla, bisogna volerla fare, servono trattative, serve una certa furbizia anche, no? Nella gestione dei rapporti internazionali. E invece Papa Francesco unisce il candore, no, della richiesta pacifista, che è quella che qualcuno, insomma, credo tutti possano, no, riconoscersi nell'idea che più pace c'è, meglio è. C'è questo candore anche, appunto, dicevo, nelle richieste pacifiste che affascina le persone, almeno io le apprezzo molto per questo, perché in tanti attivisti, in tanti che hanno chiesto la pace anche in questi mesi, vedo veramente il desiderio di far cessare l'ostilità e di smettere con la violenza da una parte e dall'altra. E contemporaneamente però Papa Francesco pone un grossissimo problema politico. Oppure un problema politico estremamente reale, estremamente puntuale, estremamente anche, come dire, discutibile e scioglibile con efficacia. Mi spiego. Questa guerra è una guerra di civiltà. Adesso mi accuseranno ovviamente subito di essere putiniano, ma io non penso che sia una guerra di civiltà perché da una parte c'è l'Occidente buono, dall'altra parte Putin cattivo, o viceversa. Noi ci siamo raccontati questa guerra come una guerra di civiltà e alla fine ce l'abbiamo fatta diventare. Questa in realtà, sotto questa patina di racconto, di fiction, anche di fake news, no? Che tutti da un lato e dall'altro hanno riportato, in realtà questo è un conflitto legato esclusivamente al gas, agli equilibri di potere, ai rapporti di forze. Lo abbiamo visto anche con il cosiddetto autoattacco a Nord Stream, che probabilmente invece è stato ispirato da ben altri interessi, probabilmente da una manina che viene da Occidente. Io ho detto che non penso che sia stata direttamente, non siano stati direttamente gli Stati Uniti, perché insomma non credo che queste operazioni funzionino così. È più facile che ci sia stato un altro stato di mezzo, altre forze armate. Abbiamo visto che gli inglesi hanno molto aiutato gli ucraini a livello di formazione, a livello di addestramento, e abbiamo visto che i polacchi sono molto esposti su queste questioni. Di sicuro, insomma, chi ci guadagna da quell'attentato, quell'attacco a Nord Stream, al gasdotto che collega la Russia alla Germania, sì, vabbè, volendo anche la Russia, ma soprattutto sono i norvegesi, sono i polacchi, sono gli Stati Uniti, quindi io ritengo che sia lì da cercarsi, insomma, la ratio. Detto questo, appunto, la questione gasdotto la discuteremo magari un'altra volta quando emergeranno più prove. Il punto è che questo è un conflitto del gas, è legato a accordi di potere, rapporti di forze, anche a minacce esistenziali sia per la Russia che per l'Ucraina, no? E forse anche per tutto l'Occidente. E però noi questo conflitto, che come tutti i conflitti non dipende molto, come tutti i conflitti moderni, diciamo così, non dipende molto dalla morale o da chissà quali ideali, e noi questo conflitto ce lo siamo voluti però raccontare nella maniera in cui si raccontano tutte le guerre recenti, cioè appunto abbiamo fatto entrare dentro i valori, la civiltà, questi grandi idee, l'Occidente buono contro la Russia cattiva, e dall'altra parte Putin, anche in un recentissimo discorso, si è raccontato come una sorta di cavaliere bianco della cristianità in lotta contro gli occidentali corrotti e satanisti, ha detto proprio satanisti, e sono discorsi da prendere sul serio, e senz'altro entrambi i discorsi hanno delle punte di verità, perché non c'è dubbio che Putin
sia uno che governa col pugno di ferro. Non c'è dubbio che in Russia ci siano libertà diverse rispetto a quelle che abbiamo noi, o comunque ci siano minori libertà, che ci sia un atteggiamento diverso verso alcune minoranze, questo non c'è dubbio, che ci siano anche problemi magari economici, che la Russia debba ancora crescere forse come democrazia, beh, è sotto gli occhi di ogni osservatore disincantato, e però è anche presente una bella fetta di verità nel discorso di Putin. Perché è vero che l'Occidente invece ha abbandonato i propri valori fondativi, ovviamente ha abbandonato il cristianesimo, ma questo per qualcuno non è necessariamente un male. Il problema è che assieme a quello se ne sono andati anche il senso della misura, il senso del rispetto, il vero amore per l'altro, che qui non si ritrova più. Qui governa la logica della perdita, del profitto, come avrebbe detto il poeta Eliot. E Putin ha capito questa cosa, ha notato questa forma di corruzione occidentale, no? Che esiste, un cristiano lo può vedere come satanica, nel senso di inversione, no? Della natura, non pensate chissà quali cose strane, no, è proprio il senso proprio di sovversione, diciamo così, direbbe un filosofo tradizionalista di Ebola, no? Le forze della sovversione. E quindi è per questo che Putin va a toccare, anche se la sua è solamente probabilmente retorica, insomma è una scelta che ha fatto negli ultimi tempi, è una posizione che ha preso anche perché gli conviene, ma del resto, voglio dire, la politica si fa così. Nonostante questo, anche al netto dell'ipocrisia che ci può essere, Putin va a toccare un punto nevralgico, e quindi provoca delle scosse, delle sensazioni anche qui in Occidente, le provoca fra chi fa politica, ovviamente le provoca soprattutto fra chi fa politica a destra o con una prospettiva, o da sinistra, ma con una prospettiva diciamo più tradizionale, no? Più sovranista, più attenta al popolo. Le provoca, fa presa, e non bisogna stupirsi dicendo ci sono i putiniani, oddio, ci sono i nemici dell'Occidente. No, Vladimir Putin ha capito che ci sono dei punti deboli dell'Occidente. E quindi noi abbiamo di fronte questo scenario in cui da una parte c'è la Russia che racconta questa Babilonia occidentale, non è la prima peraltro, basta ascoltare una canzone di Bob Marley per rendersi conto di come i Rastafari vedano l'Occidente come Babilonia e ne parlino sempre. E in questi termini di corruzione, la Russia vede, descrive oggi, la Russia per tramite di Vladimir Putin, la Russia putiniana, diciamo così, descrive l'Occidente come questa grande Babilonia, questo coacervo di interessi, di affarismo, di corruzione, che va combattuta e fermata in ogni modo. E dall'altra parte però c'è un Occidente che fa la cosa uguale e contraria, cioè descrive Putin come il grande Satana, sventola il vessillo della libertà e della democrazia, anche se di libertà e democrazia, devo dire, ne abbiamo visti ben pochi in questi mesi. Faccio un piccolo inciso: quando si parla di democrazia, bisognerebbe ricordarsi che anche le bollette sono democrazia. C'è qualcuno che dice: ma no, ma perché voi mettete, voi brutti, cattivi, putiniani, Novax e tutte queste cose che sappiamo, voi mettete le bollette di fronte ai grandi valori. No, non è che mettiamo le bollette di fronte ai grandi valori, nella bolletta stanno i grandi valori. Perché se una famiglia povera paga il conto di scelte che non ha preso, che sono state prese sulla sua testa senza che si pensasse al suo benessere, beh, evidentemente che quella non è democrazia. Quello è un governo scriteriato sulla pelle dei più poveri. Se le imprese chiudono a danno di tutto l'interesse nazionale, e lo fanno perché non riescono appunto a pagare il conto dell'energia alla fine del mese o alla fine ogni 3 mesi, e questa è democrazia? Perché devi essere costretto a chiudere in nome della libertà? La libertà di fallire? E questo lì, qui, un grosso buco nero, diciamo, di tutto questo meraviglioso racconto. Noi intorno ci mettiamo però queste belle parole: se tu non vuoi sostenere l'Ucraina, che a sua volta non è una democrazia compiuta, diciamoci la verità, anzi assomiglia molto a un'autocrazia, per quanto mi riguarda la trovo estremamente somigliante alla Russia, basta leggere alcuni degli articoli che sono usciti. Non necessariamente adesso, ma anche negli anni passati, come sono stati selezionati alcuni governi. Che cosa ha fatto il governo Zelensky con gli oppositori politici? Come
con i mezzi di comunicazione, con i giornalisti. Ancora adesso è vero che siamo in guerra, però insomma verso i giornalisti non c'è proprio un atteggiamento così estremamente benevolo, però da noi queste cose arrivano, diciamo, un pochino meno, arrivano solo le cose sui russi brutti e cattivi. E allora qual è il punto? Il punto è esattamente questo, che noi ci siamo raccontati questa storia come un conflitto di civiltà. Ce lo siamo raccontati, l'abbiamo messo in scena, l'abbiamo sviluppato esattamente come un conflitto di civiltà. Il problema è che non è un conflitto di civiltà realmente e va spezzato in qualche maniera, come quella trattativa. Quella trattativa e non, il conflitto di civiltà in questo modo deve, come ce lo siamo detto fino adesso, deve portare per forza al trionfo di una civiltà sull'altra. Cioè o l'Occidente con la sua illuminazione divina riesce a distruggere Satana cattivo, oppure Satana distrugge le forze del male occidentali. Uno dei due non si dà la trattativa. Poi c'è un piano di realtà ed è lì che si inserisce Papa Francesco, che dice a Putin. Papa Francesco riesce a fare una cosa straordinaria, secondo me. Tira in ballo i valori, ovviamente. Pone delle scelte etiche. Pone delle scelte etiche che però sono fortemente politiche, fortemente incardinate nella realtà. Perché dice adesso la Russia si deve fermare e contemporaneamente l'Ucraina deve trattare. I giornali italiani, ad esempio Repubblica, l'hanno preso solo come Putin fermati. E no, non è solo Putin fermati, anche Zelensky tratta. Perché la trattativa Zelensky l'ha rifiutata finora. E probabilmente l'ha rifiutata perché qualcuno a Washington gli ha detto di rifiutarla. Ma allora l'appello del Papa non è un appello pacifista così, no? Le vispe terese, le anime belle che dicono pace, pace, poi qualcuno gli risponde sì, ma se la pace non la fanno, finisce lì. E invece no, qua si va a inserire un aspetto estremamente concreto che è l'unico che ci può permettere una via d'uscita. L'alternativa che cos'è? L'alternativa, nel peggiore dei casi, ovviamente, è l'utilizzo di un'arma nucleare tattica da parte della Russia. Cosa che è una prospettiva disperante, nel migliore forse, insomma, che anche qui non è una cosa proprio radiosa, nel migliore è l'utilizzo di, come dire, altri mezzi per logorare l'Europa, già logoratissima dalle bollette, dalla situazione di crisi generale, già piagata e provata dal Covid, e quindi l'unico spiraglio possibile è la trattativa. E fino adesso chiunque parlasse di trattativa è stato raccontato come un pazzo, un cattivo putiniano, uno che tirava acqua al mulino di Putin. Invece il Papa riesce, l'ha fatto praticamente dall'inizio, è riuscito a ribaltare questo discorso, si è inserito dentro questo discorso. Ha cercato di forzare, no, le maglie del politicamente corretto. Questo sì, l'ha fatto con una semplicità che a mio avviso è straordinaria, no? Ha detto delle cose molto banali, cioè che la guerra deve finire, che la guerra è un male e che la guerra deve cessare, e però l'ha fatto con estrema efficacia. Ed è lì che noi dovremmo, secondo me, trovare una guida vera. Purtroppo io per adesso non vedo molti politici italiani intenzionati a seguire queste parole. Purtroppo, mi sembra che i governi in generale dell'Occidente, ovviamente il governo degli Stati Uniti, ma anche il governo prossimo, perché abbiamo visto quali siano le posizioni dell'attuale centrodestra uscito vincitore dalle elezioni, non mi sembrano andare molto nella linea di Papa Francesco. Questo mi dispiace perché io credo che l'unica prospettiva per uscirne nel breve periodo, per evitare che la gente continui a morire, e forse anche per trovare una soluzione, una via di uscita dal caos delle bollette che rischia di strangolare famiglie, imprese, sia quella della trattativa. Io temo purtroppo che da un certo punto di vista le parole del Papa resteranno inascoltate, perché non c'è la volontà politica di far finire questa guerra. Non c'è, abbiamo visto, anzi, ogni giorno c'è un nuovo tentativo di far crescere, no? Alzare il livello dello scontro, del conflitto. A questo punto, tra l'altro, c'è anche la possibilità che poi la guerra
nucleare, insomma, chiaramente, insomma, non dobbiamo pensare a Hiroshima, però l'utilizzo dell'arma nucleare tattica, che è parecchio devastante, forse è un'ipotesi che bisogna cominciare a considerare. E comunque temo che in ogni caso questa idea della trattativa sia lontanissima. Perché? Perché ormai la scelta è stata presa, c'è bisogno a tutti i costi che l'Europa rinunci al gas naturale russo, che l'Europa riorienti i suoi consumi, e io credo che l'unica strada, come ha detto l'amico Demosthenes Floros fin dall'inizio, l'unica strada qui possibile sia di trattativa possibile, sia proprio quella di, sarebbe stata meglio, sarebbe stata, perché non sia, non c'è sul campo, sarebbe stata quella di fare leva sui consumi energetici, fare leva sui rapporti che legano Russia e Europa per il gas, no? Perché alla fine noi abbiamo, siamo un mercato per la Russia che forse non può così serenamente fare a meno del nostro contributo, e quindi lì si sarebbe potuto già mesi fa probabilmente insistere per una trattativa. Non è stato fatto. Non è stato fatto, e bisogna chiedersi perché. E bisogna chiedersi perché, bisogna anche darsi una risposta, cioè non solo porre dei dubbi. Qui ti dicono tutti: ah, ma non si possono porre dubbi. No, ma io non ho dei dubbi, io comincio a avere delle certezze, e non mi piacciono queste certezze che ho, perché vedo che c'è la volontà dichiarata di proseguire in questa guerra, di mandarla, di portarla avanti, di portarla forse addirittura a uno stadio successivo, cosa che è veramente molto spaventosa. E soprattutto c'è una guerra economica ai danni delle popolazioni europee, dei popoli europei. Guardate che ci sono, oggi su altri giornali si parlava della chiusura di questa catena di alberghi nel sud Italia. Un grande imprenditore dice: io non ce la faccio più, mi sono aumentate del 500% le bollette, io devo chiudere 5 alberghi. Voi pensate che impatto avranno queste chiusure sul tessuto socio-economico, insomma, locale? E questa è la situazione, signori. Fra un pochino di giorni arriveranno le cartelle esattoriali. Alla fine dell'anno ci sarà da pagare anche quelle che erano rimaste lì ferme, bloccate con il Covid. Altre arriveranno successivamente. Sono partite le riscossioni. Cioè, questa è l'Europa che volevano, volete, avete in mente, cari signori che state ai governi dell'Occidente? Questa è l'Europa? Questa è l'Italia che avete in mente? Un paese impoverito, deindustrializzato, in cui la gente normale non riesce a pagare le bollette, no? E tutto questo per cosa? Questa è la libertà e la democrazia? Questi sono i grandi valori dell'Occidente, cambiare, no? Questo è il nostro stile di vita che noi dovevamo difendere a tutti i costi contro i terroristi. Ecco, questo, io quando penso questo, poi sento le parole di estremo realismo del Papa, penso: ma non c'è qualcuno che, insomma, vuole ascoltare questo signore? Non c'è qualcuno che ragiona un secondo su quello che sta succedendo? Perché noi siamo stati trascinati senza nessun voto, senza nessuna decisione, in una guerra che in fondo, sì, ci appartiene per alcune, appunto, alcune questioni etiche, se vogliamo, però è anche una guerra che ci colpisce duramente, e colpisce, guardate, le fasce più povere della popolazione. Noi ci stiamo facendo guerra da soli, stiamo facendo la guerra alle fasce più povere della nostra popolazione. Tutto questo perché? Perché dobbiamo partecipare a un grande gioco di guerra fra gli Stati Uniti e la Cina, che coinvolge la Russia, che coinvolge altri scenari, ad esempio l'Iran, dove anche qui si sta scatenando un altro mezzo inferno, una guerra mondiale a pezzi, come l'ha definita sempre lo stesso Papa Francesco. È una guerra mondiale a pezzi dove però purtroppo in pezzi ci finiamo prima di tutto noi. Siamo arrivati alla fine. Orso Bruno torna domani, speriamo con qualche notizia migliore.